GF VIP, Matteo Diamante contro tutti difendere Nikita, e l'agnello sacrificale. Non sembra svanito il legame tra Matteo Diamante e Nikita Pelizzon. Dopo essere stati lontani per un anno, i due ex fidanzati si sono ritrovati nella casa del GF VIP dove hanno convissuto per diverse settimane. Recuperando il loro rapporto finito non proprio bene, Nikita ha più volte ribadito di non provare l'attrazione fisica che si provava ai tempi del fidanzamento, ma che avrebbe voluto costruire con lui un'amicizia. Ed è quanto sta succedendo in questi giorni: Matteo Diamante si sta comportando da vero amico, anche fuori dalla casa, difendendo Nikita. Ilari Blasi, le foto dei baci a Bastian per il compleanno, tanti auguri amore mio. Ambra Angiolini, tutta casa e chiesa, le maxi trasparenze fanno impazzire il web. Sull'amicizia tra Antonella e Nikita, Matteo ha scritto su Twitter: quando ero dentro si cercavano sempre. Una c'è sempre stata per l'altra, ad ogni ora, per ogni occasione. È bellissima la loro amicizia e viverla è stato realmente vero e sincero. La verità, forse, è che la doc e la fata, insieme, danno fastidio. La difesa è continuata poi su Instagram, dove Matteo ha protetto Nikita, puntando il dito contro gli altri concorrenti del GF. Rei di continuare a criticare il suo atteggiamento. Nonostante il chiarimento tra Edoardo Tavassi e Nikita, Diamante crede che Nikita non sia compresa dagli inquilini. Matteo, per difendere Nikita, ha scritto su Instagram: dentro avevamo parlato di questo. Quello è un teatro, non la vita reale. Va bene scegliere di estraniare i propri sentimenti e dire le cose che si pensa. A volte, però, meglio una parola in meno che una in più. Credo che i giocatori dentro siano proprio altri. Usate la testa, secondo voi? Se lei stesse realmente giocando, non le converrebbe fare buon viso o cattivo gioco con tutti? Ormai sta diventando l'agnello sacrificale. Ma meglio soli che male accompagnati.